Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi vorrei fare un video diverso al solito, un video dove parlo di quello che è l'aspetto mentale di questo percorso che sto facendo, un aspetto secondo me spesso un po' più nascosto, che però è altrettanto importante rispetto a quello che si vede sul campo, la parte tecnica, la parte fisica. Niente, vediamo un pochettino di analizzare alcuni punti e spero che sia interessante e che vi piaccia. Uno degli aspetti presi meno in considerazione di questo infortunio, degli infortuni in generale, dello sport in generale, è secondo me l'aspetto mentale. C'è tutta una parte che non viene allenata, stimolata, supportata, che è quella psicologica e mentale, appunto, alla quale però bisogna rendere conto nel momento in cui succede qualcosa di positivo, ma soprattutto qualcosa di negativo. Chiaramente nelle difficoltà è più complicato restare lucidi. Spesso sono proprio le difficoltà che ti fanno dubitare di tutto quello che ti sta intorno. Io ho iniziato a fare questo blog e a raccontare questa esperienza perché onestamente è stato un infortunio a ciel sereno, come quasi tutti gli infortuni. E io da parte mia non me l'aspettavo, ma non tanto perché ovviamente nessuno si aspetta di infortunarsi, ma perché durante la mia carriera fisicamente sono sempre stato abbastanza bene, sono sempre stato abbastanza integro. Ho avuto solo un paio di interventini, uno per un'ernia inguinale e il secondo invece per una ricostruzione dello zigomo causato da una frattura scomposta. Questo è il motivo per cui gioco con la maschera dall'anno scorso, è il motivo della nascita di Patman e niente, da qui finché scampo, allenamenti e partite, dovrò usare la maschera perché se ci piglio un'altra testata, come tra l'altro è già successo, rischio grosso, quindi maschera. Ma non siamo qui per parlare del mio zigomo. Quello che vorrei raccontarvi è come io ho vissuto questo infortunio dalla notizia, dall'inizio a ora. Il primo periodo è stato un pochettino come essere messo nel frullatore, mi spiego meglio. Non sapevo bene cosa fare e non sto parlando della parte cestistica perché purtroppo non sono né il primo né l'ultimo a cui è successo un infortunio del genere. Però abbastanza lucidamente ho valutato che se tanti erano passati attraverso questo infortunio e ne erano usciti, allora ho pensato che anch'io potessi farlo, a maggior ragione perché sono un tipo di professionista che si è sempre preso cura di se stesso, del proprio corpo e quindi con un po' di autostima ero nella posizione di dire sì, ce la farai. Però avevo tutta una situazione mia personale che non sapevo bene come gestire e su tutti io sono papà di due bimbi piccoli e questo è stato il mio primo pensiero. Ho pensato a come mi sarei preso cura di loro, chiaramente non sono da solo. Però mi sono messo nell'ottica della quotidianità e ho cercato di vedere tutte le piccole azioni che facevo, troppo, passatemi il termine, ma comunque in una situazione di difficoltà in cui almeno all'inizio non avrei potuto camminare, non sarei stato quasi autonomo, avrei avuto bisogno di aiuto e quindi quello diciamo che mentalmente e moralmente mi ha dato un bello scossone e mi ha buttato parecchio giù. E questo di base è stato il motivo che mi ha dato lo spunto per iniziare questa condivisione, perché ho pensato che se io mi sono sentito così, che comunque essendo un atleta professionista potevo avere tutti gli aiuti del caso, chiaramente magari non ai livelli di Eurolega, NBA, ma comunque avere una struttura che mi sostenesse, ho pensato che tanta gente come me, meno privilegiata, potesse trarre un buono spunto e un buon aiuto da questa mia condivisione. Non nego che l'inizio sia stato molto difficile perché avevo dei sentimenti contrastanti. Da un lato vedevo tutta questa prospettiva di 7-8 mesi davanti molto difficili, dall'altra pre-intervento mi sentivo veramente bene, a parte i 10 giorni subito dopo l'infortunio, avevo una situazione in cui riuscivo a fare praticamente tutto. Infatti mi ricordo benissimo che i giorni precedenti all'intervento dicevo, ma com'è possibile che io debba operarmi? Che in realtà sto Dio, ero tornato con i ragazzi, ovviamente non ad allenarmi, ma facevo parte del gruppo, tiravo, mi sentivo forte su alcuni movimenti perché stavo facendo tutto il programma preoperatorio in sala pesi, quindi sentivo i muscoli tonici. Mi sembrava veramente folle di dovermi operare in una situazione del genere. E quindi vivevo questa strana nuova realtà, dove non riuscivo bene a capire dove fossi. Poi è arrivato il giorno dell'intervento, ero molto sereno, devo dire la verità, un po' d'ansia sì, ma avevo avuto molti feedback da ragazzi con cui ho parlato che avevano già avuto lo stesso intervento nello stesso posto e facendogli scongiuri, insomma, ero abbastanza fiducioso. Post intervento ho iniziato a realizzare nel ritorno a casa, soprattutto, che onestamente ero in difficoltà. Ero in difficoltà non a livello di dolore,
Quello, uno, l'avevo messo in conto e due, non ne avevo tanto. Sentivo un po' sul ginocchio la pressione dell'intervento, del fatto che fossero entrati, però quello che mi dava più fastidio era appunto non riuscire nella quotidianità a mettermi sui tappetoni con i bimbi a giocare, a dover stare attento comunque a qualunque movimento, a qualunque cosa. È stata una cosa abbastanza complicata perché poi io personalmente, questo forse è un limite mio, sono uno molto abituato alle routine, a fare le mie cose e quando stravolgo un po' questa mia normalità, o mi succede un problema che mi stravolge un pochettino la quotidianità, tengo un po' a chiudermi, a cercare di far funzionare tutto al meglio quando magari dovrei un attimino lasciare andare, però questo fa parte di me, non posso farci niente. La prima settimana è stata abbastanza strana, una settimana come in una bolla. Non realizzavo bene cos'era. Dimmi. Per sapere come andava. No, no, basta, basta, volevo solo sapere come andava. La prima settimana è stata abbastanza strana. Ero come in una bolla e avevo questa sensazione sul ginocchio, inevitabile, di gonfiore. Ogni tanto mi pulsava, non avevo questo gran dolore. Era strano perché facevo tanto kinetic, tanto lavoro col fisioterapista. Però in realtà di grandi miglioramenti non ne vedevo. Però quando sei lì, comunque ci passi tanto tempo e non vedi grossi miglioramenti, la testa un po' è andata al non tanto giocherò ancora, ma tornerò a sentirlo come prima, sto ginocchio. Perché dopo 20 anni che fai cose, esercizi, allenamenti in automatico, di punto in bianco non riesci più e insomma, è una sensazione strana. Le cose sono un po' cambiate quando ho tolto i punti dopo 15 giorni e sono andato nell'acqua e ho iniziato a fare ciclette e ho iniziato a fare cose un po' diverse con la gamba, ho iniziato a reclutare i muscoli. Lì è stata una sensazione bella perché finalmente vedevo qualche piccolo progresso e riuscivo a percepire i miglioramenti nella fisioterapia e nella riabilitazione in generale. Un altro passaggio fondamentale è stato dopo una ventina di giorni, 25, quando ho tolto il tutore, ho tolto le stampelle. Non definitivamente, ma per buona parte della giornata riuscivo a muovermi senza, soprattutto in casa. Sono riuscito a tornare sulla bicicletta e riuscivo a guidare e tutto questo insieme ha fatto sì che mi riappropriassi un po' della mia quotidianità. Riuscivo a sedermi per terra, riuscivo a giocare un po' con i bimbi, riuscivo a fare quelle piccole cose che alla fine fanno la differenza. Il secondo mese è andato via abbastanza veloce, devo dire la verità. È stato un mese in cui ho praticamente finito la parte di fisioterapia e ho ricominciato con la riatletizzazione. Il mese in sé è stato quasi monotono, però mi ha portato giorno dopo giorno ad arrivare nella condizione per ricominciare a correre. Io ho ricominciato a correre al terzo mese, nel frattempo ho fatto tutto ciò che serviva per recuperare forza, tono muscolare, volumi, movimenti base, perché chiaramente ho dovuto reimparare a camminare. Tapis roulant, passettini piccoli, accompagnati, sostenuti, e questo è quello di cui parlavo prima, cioè tutto ciò che prima facevo in automatico, adesso anche nei movimenti basilari non riuscivo più a farlo. E mentalmente questo è tosto, ti segna, perché tanti che subiscono questo infortunio hanno un impatto psicologico importante. Quindi anche quando parlavo con chi l'aveva avuto, con i medici, e mi dicevano: mi raccomando, quando sarà ora di rientrare, di rimettere carico sulla gamba, di tornare a fare le cose basilari ma importanti come la corsa, come i salti, mi raccomando, sii sereno di testa e lavora anche sotto questo aspetto. Loro me lo dicevano, alcuni. Io, da parte mia, posso dire di aver avuto la fortuna di non subire un trauma secco, cioè non ho sentito il crack, lo stock che si sente. La mia è stata un'iperestensione, ho sentito movimenti naturali, non ho sentito colpi. Quindi a livello mentale, confrontandomi, io ero abbastanza sereno sotto questo punto di vista. E anche ora che sono dentro al sesto mese, non ho paura di metterci carico su, di spingere. Ho chiaramente sensazioni diverse rispetto all'altro ginocchio, però sotto questo punto di vista, facendo gli scongiuri, sono abbastanza sereno. Però appunto dicevo che mentalmente questo è un aspetto importante perché tanti atleti fanno fatica a tornare come erano prima, non tanto per la parte fisica, per la parte riabilitativa in sé, ma quanto per la parte mentale, perché quando uno subisce un trauma in qualunque ambito della vita, poi riuscire a superarlo di testa è tosto, gioco di parole, ma è la verità. E questo è un aspetto tremendamente sottovalutato in ambito sportivo. È una parte che non viene mai tenuta in considerazione, anche a livello prestativo, ma poi qua si apre un mondo che non è di mia competenza, ovviamente, e del quale non mi sento di
dire grandi cose, però nella mia esperienza da professionista posso dire che quando uno è sereno di testa rende di più anche in campo, al di là della parte tecnico-tattica, che è chiaramente importante, ma io negli ultimi anni ho preso questa consapevolezza e sono sicuro che se uno è sereno di testa, poi in campo si vede. A me personalmente il ritorno alla corsa non ha fatto un grande effetto, devo dire la verità, perché me ne avevano parlato come ah, il momento che tornerai a correre ti metterai a piangere. No, per me no. Forse perché già nei giorni precedenti all'ok medico avevo già accennato qualche passettino di corsa, ero in spiaggia, mi ricordo quest'estate, e tra una cosa e l'altra qualche accenno, non di scatto, ma di movimenti propedeutici alla corsa li avevo già fatti e mi rendevo conto che comunque per come avevo lavorato il ginocchio era solido, avevo avuto anche l'ok del medico che mi ha operato e quando ho ricominciato a correre in modo classico, diciamo così, era come se fosse un naturale sviluppo della riabilitazione. Chiaramente non sono partito con gli sprint, con gli scatti, con le cose brusche, è stato un ricominciare a correre in modo molto soft e graduale, però era una cosa che mi aspettavo potessi fare. E da lì ho iniziato con la parte di riatletizzazione funzionale alla pallacanestro, una fase del percorso che mi ha dato molta più gratificazione del tornare a correre, perché la corsa è la base, ma è comunque un esercizio semplice, che non mi dava troppi feedback riferiti al campo. E invece tornare a fare movimenti che qualche mese prima e qualche mese dopo avrei ritrovato in campo, come scivolamenti difensivi, cambi di direzione, cambi di senso. Quello sì che mi ha dato la sensazione di essere sulla strada giusta per il rientro in campo. Non che prima non lo fossi, perché tutte le ore spese in riabilitazione, in terapie, ovviamente fa parte del percorso, però quando si arriva a fare qualcosa che ti riporta in mente tutto ciò che è l'agonismo, il gioco, è chiaramente diverso e dà molta più soddisfazione. Almeno per me è stato così. Quindi l'emozione più grande l'ho sentita per ora quando ho cominciato a capire che stavo facendo cose di basket. Dopo un'estate passata da solo col preparatore a lavorare, si torna alla normalità. Inizia la nuova stagione a Matelica e qua torno all'interno di un gruppo, compagni nuovi, staff nuovo. Però devo dire la verità, l'approccio è stato un pochettino strano perché era come se fossi in stand-by. Avevo ritrovato tutto ciò che mi era mancato, però sapevo che da lì a un mese avrei avuto una visita molto importante che mi avrebbe detto se potevo o meno tornare a tutti gli effetti a far parte di un gruppo. Significa inserire i contatti, prima magari col preparatore e poi gradualmente con i compagni. Però era una visita che mi avrebbe dato l'ok per rimettermi in testa l'agonismo. Mi sono reso conto che anche solo avere contatto del preparatore, sentire le spinte, sentire l'incertezza che ti dà un contatto quando sei in aria, ricaduta sul terreno con qualcuno che ti condiziona dall'esterno, è molto diverso rispetto al fare gli esercizi fine a se stessi. E quindi ci pensavo, ero in stand-by, ero in questo limbo perché ci pensavo, dicevo, e se per caso non mi dà l'ok? E se per caso il medico dice che devo temporeggiare ancora e che devo rallentare, che per l'amor di Dio ci può stare, mai accelerare i tempi. Io di certo non mi sto accelerando, però l'esito medico può essere anche diverso e allora avevo paura di mettere in dubbio tutto il percorso che avevo fatto fino a quel momento. Invece per fortuna la visita è andata bene, ho avuto l'ok e sono tornato a lavorare con la palla di fianco ai compagni, sono tornato a fare sì differenziato, ma a sentire il calore di uno spogliatoio, a sentire quelle sensazioni che solo il campo vissuto in un determinato modo ti può dare. Ad oggi posso dire che è iniziato una specie di conto alla rovescia sul quale non ho fretta, non ho ansia, mi prendo quest'ultimo periodo prima del rientro in maniera molto serena, so i sacrifici che ho fatto per arrivare pronto a questo momento della stagione, sto facendo del mio meglio, spero che il lavoro dia i suoi frutti, che dire. Spero che questo video è un pochettino diverso, ma secondo me è necessario per analizzare tutto ciò che è dietro le quinte del semplice esercizio riabilitativo, vi sia piaciuto. Vi invito a iscrivervi al canale, a mettere like se il video vi è piaciuto, attivare le notifiche e la campanellina. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Un saluto da Patman, ciao!